Sono le 3 di notte e ho detto perché non facciamo un video? Allora, questa sera parliamo di un'altra fragranza Orto Parisi e parliamo di Terroni. Ragazzi, che scoperta, che scoperta. Andiamo a prendere subito il profumino che così vi mostro la boccetta. Eccolo qua. Qui non si vede bene con questa luce, il suo jus all'interno è di un rosso, aranciato rosso. Allora, vi leggo questa anticipazione che è bellissima. È un profumo magnetico, un'evocazione. Tutto ebbe inizio con un'esplosione. Il suolo fu creato da incandescente lava vulcanica che deglutiva la superficie della Terra. Terroni è dedicato ai meridionali del mondo, a tutti quei popoli legati alle tradizioni che creano e lavorano con le mani, che custodiscono gelosamente la loro cultura e rivelano un feroce attaccamento alla loro terra. C'è qualcosa di potente e appagante nel mettere le mani nella terra, il senso di appartenere alla terra stessa irrompe e la gioia di piantare semi e strappare erbacce si diffonde. Terroni con le sue note intense attesta che le radici giocano un ruolo fondamentale nella crescita e nello sviluppo del carattere umano. Allora, che cosa vi posso dire? È favoloso, è un profumo favoloso. Io lo sento. Un profumo più maschile che femminile, ma potrebbe stare benissimo anche una donna. La boccetta è sempre come le altre di Orto Parisi. Ragazzi, che cosa vi posso dire? Io mi sono innamorato perché la volta scorsa vi ho fatto il video su Bocca Nera. E diciamo che l'inizio della fragranza è totalmente diverso da Bocca Nera. Verso la fine, verso le note di fondo, io ci sento come qualcosa che li accomuna. Cioè, questo profumo, ma che cazzo, sto a dire, sono le 3 di notte. Questo profumo lo sento maggiormente persistente rispetto a Bocca Nera. Anche Bocca Nera ha un'eccellente performance, ma questo è qualcosa di stratosferico. Ha delle notte veramente terrose, in apertura, qualcosa di quasi sbruciacchiato. Io non so neanche come dire. È veramente difficile descrivere questi profumi perché sono veramente particolari. Allora, ricco di vetiver di Giava, Terroni ci trasporta in un viaggio nella memoria che ci riporta alle origini, alle radici, al momento in cui il mondo fu creato. Questa fragranza ricorda l'odore delle primitive eruzioni vulcaniche, del suolo d'argilla e del suolo grezzo, l'incontaminata madre terra e la passione che infiamma chi morirebbe per la propria terra. Terroni incarna la convinzione che per sviluppare una bellezza naturale sia necessario mantenere un forte legame con le tradizioni, coltivando radici profonde che custodiscono la vera luce dell'io. Terroni è rosso come i fiumi di lava che scorrono nelle viscere della terra, trascinando con sé i tesori più intimi della cultura dell'uomo, caldo, intenso e vivo. Questo profumo parla di legami, di storia, di passione, di verità, di cultura e profonda affezione. Allora, come ogni profumo di Orto Parisi ha un intarsio differente l'uno dall'altro. In questo tappo troviamo realizzato in metallo pesante levigato, adornato con un intarsio di pietra lavica, a rappresentare il principio della formazione della terra. Ragazzi, se devo dirvi la verità, io di Orto Parisi ho Terroni, Bocca Nera e Megamare. È il profumo della quale credo io mi stia innamorando più di tutti gli Orto Parisi. Veramente è una cosa spettacolare. È un profumo che probabilmente non può piacere a tutti perché è veramente tanto, 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 tantissimo intenso. Le note, le poche note descritte sono spezie, vetiver, legni e muschio animale. Cioè,
profondo, è veramente cioè io veramente faccio fatica veramente a descrivere questi profumi perché sono veramente tanto tanto complessi. Hanno una persistenza, una performance eccelsa. Sono, a mio avviso, questi profumi di Alessandro Gualtieri, sono tutte delle opere d'arte. Guardate, io vi dico la verità, non amavo ai tempi parlare di, cioè non ero mai entrato nella nicchia perché ai tempi, quando io ho avuto il primo approccio, entrando ad esempio in un gruppo dove si parlava di profumi prettamente di nicchia, io sono entrato, ma parlavo ancora dei commerciali e quasi mi avevano sbattuto fuori perché si doveva solo parlare della nicchia, di queste cose. Ho visto, mi è sembrato subito proprio un atteggiamento da persona snob. In realtà, cioè, poi vabbè, io ho la passione dei profumi. Ho cominciato a sentire questi profumi perché ero curioso, no? Non mi è piaciuto l'atteggiamento della gente, ad esempio di quel gruppo, che comunque sembravano degli snob e quant'altro. Io mi sono avvicinato a questi profumi perché in realtà ho capito che ci sono profumi come questo che comunque, per dire un esempio, uno J'adore. Comunque, non costa tanto di più di questo, per dire, anzi forse costa più lo J'adore, cioè adesso non ricordo esattamente, però per dire, cioè comunque qui parliamo di profumi di opere d'arte, di profumi particolarissimi, non lo so, ragazzi, mi spiace se non vi ho potuto fare una recensione dettagliata, ho dovuto praticamente leggere a copione queste cose, ma è veramente tanto difficile. Posso solo dirvi che mi sono innamorato, che è un profumo meraviglioso e che sicuramente entrerà a far parte della mia top list proprio perché non riesco più a separarmene, cioè. È un profumo che mi dà dipendenza. È un profumo che mi piace veramente tanto, che ha carattere, che è deciso, che è veramente, non lo so, un qualcosa che a me prende tanto. Io ringrazio anche il canale Essenze di Alberto, perché grazie a lui comunque ho potuto conoscere un po' questi profumi, documentando, cioè andando a vedere i suoi video. E veramente, ragazzi, io non so cosa dire, sono meravigliosi questi profumi e lui è, cioè, qualcosa di indescrivibile. Faccio veramente una fatica mega a potervelo descrivere. Per ora è un video così, se riuscirò a darvi maggiori informazioni, magari in un altro video riprenderò e metterò un 2 minuti parlando di lui, però veramente è difficile, cioè è veramente tanto difficile poter parlare di questo profumo perché è veramente particolare, complesso e meraviglioso, cioè meraviglioso. Un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!